Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Inazuma Eleven 2 Bufera di Neve. Siamo qui a Kyoto, l'obiettivo è cercare l'individuo sospetto per tutta la città. Già l'avevamo visto che c'era questo individuo sospetto all'inizio del capitolo. E in più con tutte le vicende che sono successe alla Cloister, siamo noi adesso a doverlo cercare. Mi raccomando, andatevi a recuperare gli scorsi appuntamenti se ve li siete persi, perché succede tutto pian piano ovviamente. Ma quest'oggi abbiamo anche una novità, infatti adesso dovrebbe scoprirsi. Ecco, vedete l'ultimo? Ebbene sì ragazzi, se c'è Xavier con noi, che è un tipo stranissimo ragazzi, secondo me è davvero strano. Ok, qua forse già ci eravamo stati, secondo me è molto strano perché conosce sempre quello che noi dobbiamo fare, quello che... Che cosa sto dicendo? Un segreto? Ma cosa? Sentiti una pallonata che ti levi. No? Non posso fare il bullo? Vabbè, niente, andiamocene. Dicevo, sa sempre dove andare, sa sempre dove siamo noi, si trova sempre al momento giusto, al posto giusto, insomma, è strano. Cosa state cercando quel tipo misterioso per conto della Cloister? Non che pensi che dei ragazzini non possano essere all'altezza del compito, per carità. Sì, ma dici qualcosa in più? Qualcosa di più utile? Sfide! Allora, non credo che a questo punto ci sia Xavier, visto che era un in più. E infatti non c'è, quindi vi ho mostrato giusto per vedere, perché la scorsa volta ci eravamo salutati così, ho detto magari lo vedremo giocare, invece non è vero. Quindi, senza poter utilizzare Xavier, direi che possiamo comunque andare. Allora, io vado nel vicoletto perché... va bene. No, volevo andare a catturare quel tipo. In quale stradina? Tornate indietro a girare... Ah, dove c'era quel tipetto lì? Ho capito, quindi qua davanti non c'entrano, comunque... Va bene, comunque stavo dicendo... Niente, loro non c'entrano niente. Vado nei vicoli perché ovviamente un tipo misterioso se ne va nei vicoli, è ovvio. E infatti dobbiamo andare di nuovo da quel ragazzetto. Togliti, poliziotto, che non serve a niente. Allora, senti, tua madre ti sta cercando, quindi torna e non fare storie. Che cosa volete? Volete sapere quello che faccio, eh? Ok, ve lo svelerò, ma mi raccomando, non ditelo a mia madre. Voglio assolutamente catturare questo tizio che sta creando scompiglio, quindi sto piantonando il suo nascondiglio. Volete cercarlo voi? Scordatevelo, state solo cercando di rubarmi il mio momento di gloria. Accivicchia, è irremovibile. Lascia fare a me. Non lo picchiare, ti prego. Tu chi sei? Qui non c'è più bisogno di te. Puoi andare a casa ora, forza. Non c'è più bisogno di me. Posso andare a casa. Oh mio Dio, controllo mentale, io l'avevo detto che era strano, io l'avevo detto che c'era qualcosa sotto. Tutto a posto, Marco, ora puoi continuare la tua ricerca. Ah, grazie, ma che hai fatto? Clac clac. Che succede? Marco, c'è qualcuno lì. Andiamo a vedere, forse è proprio il tipo che cerchiamo. Attenzione, fate piano. È troppo strano questo Xavier. Kyoto Ovest. Guardate che bella zona grande. Dove è andato? Da quella parte. Ma è Janus. È scappato, accidenti, è veloce. Ci penso io, capitano. L'ha preso. Ah, ti ho preso, amico, adesso. È Janus, si vede alla chioma. Sean, che cosa? Tu, Janus, che cosa ci fai qui? Allora sei tu quello che sta causando tutto questo scompiglio. Quindi il tipo misterioso sarebbe Janus. Chi siete voi? Cosa? Chi credi di prendere in giro? Sai benissimo chi siamo. Io sono Mark Evans, il capitano della Raymond, e tu sei quello che ha distrutto la mia scuola. La Raymond. Il nome non mi è nuovo. Il mio nome è... Non me lo ricordo. Mark, magari credo che la Luce Academy l'abbia punito per aver perso contro di noi privandolo della memoria. È terribile. Come hanno potuto arrivare a tanto? È già orribile usare il calcio con scopi malvagi, ma fare una cosa simile a un compagno di squadra, a un amico. Luce Academy, la pagherete cara per questo. Non capisco perché ti scaldi tanto. Non che Janus mi stia particolarmente simpatico, ma... Mark, non avvicinarti troppo. Janus non riesce neanche a ricordare chi sei. Non credo proprio che tu sia in grado di fare danni. Ascoltami, devi andartene da qui. Vai in un posto sicuro. Posto sicuro. Janus. Prendi questo. Un pallone. Questo che cos'è? È un pallone da calcio. Tu sei bravo in questo sport, ti ricordi? Perché non giochi con noi qualche volta? Giocheremo tutti insieme, ok? Insieme? Sì, qualche volta.
No, è pazzesco, gli hanno completamente frullato il cervello. E ora sei tornato nello spazio? Mark, lui ha distrutto la vostra scuola, lo lascia andare così. Come puoi perdonarlo dopo quello che ha fatto? Lo so, ma lui non è più lo stesso Janus di prima. Forse ora che è cambiato possiamo diventare amici. Il calcio potrebbe unirci invece che dividerci. Sei troppo fiducioso, Mark. Beh, io sono d'accordo con Mark. Se vogliamo soffiare Janus o uno dei suoi amici, dobbiamo parlare all'allenatore Hillman. Possiamo soffiare addirittura quelli della Gemini. Adesso puoi soffiare i giocatori della Gemini Storm usando il sistema soffia talenti. No, voglio Janus. Non so se Janus si potrà fare così facilmente. Non capisco. No, voglio assolutamente Janus. No, ma lì c'era anche un baule. Ma era... No, non può essere. Lina lo conosce. Lina sa chi è. Sa cosa c'è dietro Xavier. Salve, allenatrice. Ah, è già ora? Allenatrice, si sente bene, la vedo pallida. Addirittura a vedere Xavier diventa pallida? Io lo so che c'è qualcosa di strano sotto, lo so. Sì, è l'ora di ritornare all'allenamento. Ehi, dov'è Xavier? È sparito come al solito? Dobbiamo ritornare alla Cloister Divinity e dirgli che non devono più preoccuparsi del tipo misterioso. Sì, ora Scott potrà giocare sul campo da calcio con i suoi compagni. Ritorniamo alla Cloister Divinity. C'era un baule lì. Perché non me l'hai fatto prendere? Non sarà mica chi penso io. Si trattava di Janus. Fai rapporto alla Cloister. Allora ragazzi, due cose. Intanto voglio andare assolutamente a prendere quel baule, perché non voglio lasciarmelo sfuggire. No, non dirmi che non c'è più. Ma non lo potevo prendere. Ah no, qua. Ok. Prendilo. Mark, what's your problem? Ok, da qua. Ah, lo sapevo, ninja dribbling. Lo sapevo che era qualcosa di importante. Ok, a questo punto mi piacerebbe andare un attimo nell'autobus per vedere se si può effettivamente reclutare Janus. Janus o qualcun altro. Allora, autobus. Ok, andiamo. E poi andiamo alla Cloister. Per fare una videochiamata? Yes. Sofia. Yes. Gemini Storm. C'è anche l'Alpine, l'Occult. Va bene, andiamo. Sì, cercherò dei giocatori, vai. Ho concluso la ricerca, vediamo. Ok, c'è io, Rim, Pandora, Ganimede o Ganimede, Diam. Sono ultimati a livello 16 in effetti, non sono male, eh. Attaccante, difensore. Lui forse non è male. Difesa 30. Difesa 30 se non sbaglio non è male. Lui pure è difesa 30 ed è centrocampista. Facciamo cerca ancora. Senza modifiche. Dai, vediamo se spunta Janus. Eccolo! Eccolo! Livello 20, infatti. No, vabbè, ma io lo voglio. Io lo voglio. Difesa 25, ma lui è un centrocampista, quindi controllo 30, 31 fisico, attacco 29, velocità 33, non è male. Sì. Dimmi dov'è. Andiamo. Ho sentito dire che Janus è vicino all'edificio principale dell'Alpine. Ah... Ok, non deve essere difficile. Andiamo. Andiamo all'Alpine. Intermezzo che non vi aspettavate, eh? Andiamo nella mappa. Andiamo qua, ad Hokkaido. No, ho sbagliato. Sali, Hokkaido. E andiamo all'Alpine. Spero vi piaccia questo piccolo intermezzo. Intermezzo nel senso, solitamente non faccio... L'edificio principale dovrebbe essere qua. Di solito non faccio queste cose, tra virgolette, secondarie. Ma questa cosa mi ha stupito tantissimo della Gemini. Vediamo qui a destra. Che c'è un pallino, quindi potrebbe essere qualcuno. Non è lui. Vicino all'edificio principale. Oh, finalmente dovrebbe essere qua. Oh, eccolo, non spuntava mai. Ho dovuto fare avanti e indietro da un'altra zona qua perché doveva essere qui davanti. E però non c'era, e quindi stavo impazzendo. Ho detto, ma dov'è? Tu sei... Ah, la mia testa, che succede? La mia memoria. Tu sei la chiave della mia memoria. Tu mi devi sfidare, devo recuperare la mia memoria. Iniziamo. Guarda, hai già la divisa della Raymond, quindi per me sei dentro. Ci sono anche gli altri. Sarà una bella sfida questa. Immagino che debba toglierti il pallone. Va bene. Proviamo. Io direi di fare scivolata. No, va bene. Ok, proviamo con la mano del colosso. Proviamo
con la mano del colosso. Non si sa mai. Ma devo anche segnarti. Forse è esagerato. Non lo so. Però non volevo rischiare di perderla. Forse devo anche segnare. Va bene, ok. Vai su Jude. Ah, non farti fare gol. Ho capito, ho capito. Non avevo letto la cosa. Vabbè, se me la passo tra i due, direi che riesco. Dai, 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 dai. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Meno male che non ho rischiato. Abbiamo vinto. Ok, pensavo di dovergli fare gol. Janus & Co. Dai, ragazzi, che abbiamo Janus. Abbiamo Janus. Voi siete la Raymond Eleven. E questo pallone... ancora un po' ricorderò. Forza, giochiamo ancora. Non me l'aspettavo. Giochiamo ancora, va bene. Anche se adesso ottiene un vantaggio di 2 gol pure. Non ho capito, vabbè. Allora, facciamo così. Facciamo così, questa qua ve la faccio vedere. Questa qua ve la faccio pure vedere. Cerchiamo di riuscirci. Vai. Tira. Allora, io non so se lui è il solito Ganimede. Proviamo. Come primo tiro proviamo, vai. Se non è il solito, non fa le varie tecniche, forse così potrei segnare. È il solito, va bene. Allora devo tirare con le tecniche migliori che ho. Ok. Ok. Va bene. Bella. Bella. Ok, proviamo con lo scatto, anche se non credo di poterlo superare. Cioè, non lo so. Invece sì. Attenzione. Attenzione. Invece sì. Proviamo il tiro. Proviamo intanto il Dragon Crash, visto che devo comunque fare 2 gol. Sarà abbastanza tosta. Vediamo. Ok, bene, bene, bene. Perfetto. Perfetto, ok. Continuiamo. È la prima, così, andata. Raymond. È strano fare una sfida dovendo fare 2 gol. Ok, allora, avanti. Dobbiamo togliergli il pallone. Livello più per Kevin o per il tiro di Kevin? Dai, Kevin, prendi il pallone. No, peccato. Dai, 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 Jude. Vai. Torna, 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 torna. Devo andare di mano di luce, allora, vai. Forse non dovrei rischiare così tanto, ma... cioè, oddio, al contrario, non sto rischiando tanto, perché sto utilizzando le varie tecniche, però adesso non potrò più utilizzarle. Quindi, va, speriamo di segnare, now. Ok, Jude, dove sei? Quando servi, dove sei? Vai. Io tiro pure con il calcio gemello. Non me ne frega niente, io devo segnare. È pure un calcio gemello al volo. Quindi forse ci riusciamo, dai. Calcio gemello di Jude. Ok, lui prova il buco nero. Dai, dai, segna, 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 segna. Proprio con questo zoom impietoso in faccia. 2-0. Ora basta. Ora basta. Ok. Ora basta. Ora ricordo, sono Janus. E tu sei Mark Evans e mi hai dato questo pallone. Ho promesso di giocare a calcio con te. È tempo di mantenere quella promessa. Yes, signori. Yes, Janus viene con noi. Aggiungi un nuovo giocatore alla squadra. Lui è un ottimo centrocampista. Bene, io direi di metterlo... Direi di metterlo in squadra. E direi di metterlo al posto di uno di questi centrocampisti che abbiamo qua. Vabbè, facciamo così, perché loro, se non sbaglio... no. Ne ho un sacco. Ne ho davvero un sacco. Lupone, mi dispiace non metterlo. Mettiamolo qui. Ok? E facciamo così. Tattiche della partita. Ovviamente Kevin lo rimettiamo al suo posto. E qui... devo metterlo per forza uno dei primi. Allora facciamo così. Niente. Ragazzi, devo metterlo per forza qua. Quindi prendiamo Janus e lo dobbiamo mettere al posto di Fink. Va bene. Ora ci dovrebbe essere. No, perché sbaglio? Perché sbaglio? Eccolo lì. Va bene, come riserva mi va pure bene. Lo metto poi dopo, eccetera. Perfetto, ragazzi, possiamo continuare la nostra avventura. Torniamo dove ci eravamo lasciati, insomma. Recupero un po' di roba. Ok. Perfetto. Ritorniamo a Kyoto. Dobbiamo andare alla Cloister. Perfetto. Mappa. Dobbiamo andare alla Cloister perché il nostro nuovo amico Scott deve dimostrare che è bravo, insomma.
Allora, andiamo qua alla cloister. Abbiamo fatto una bella pausa, diciamo. Ah, ok, pensavo di dovermi rifare tutta la strada. Ecco, Scott, che cosa sta succedendo? Gli altri sembrano arrabbiati. C'è qualche problema? Che ha combinato stavolta? Banyan ha cercato di rubarvi gli appunti segreti. Come? Come si è permesso? Che canaglia, è proprio mentre noi stavamo cercando di aiutarlo. No, 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 avete frainteso, li stavo soltanto prendendo in prestito. Hanno subito tirato le loro conclusioni. Zitto, ladro! Un momento, non si può accusare una persona di furto senza prove. Mark, dai, basta, non essere troppo buono. Scott, abbiamo scoperto l'identità del tipo misterioso. Questo significa che ora puoi giocare sul campo. Mi fa molto piacere per te. Quindi volevate davvero aiutarmi? Scott, Mark è sempre sincero, puoi avere fiducia in lui. Fiducia. Che piccolo. È tipo alto 50 centimetri, 40 centimetri. Dov'è la mia mamma? Povero bambino, sono ore che aspetta la sua mamma. Io mi fidavo di lei e lei mi ha abbandonato. La gente in cui riponi fiducia ti abbandona. Certo, non è cresciuto tantissimo, è rimasto sempre un po' bassino, però vabbè. Scott, non voglio più sentire un'altra parola. Scott butta via gli appunti segreti. Come gli permetti? Che cosa stai facendo? Ecco i vostri appunti. Slap in the face! Ehi, perché l'hai fatto? Monello impertinente. Monello! Siamo molto delusi, dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. Quegli appunti sono stati scritti dal nonno di Mark, il suo grande eroe. Ah, io come facevo a saperlo? Che frignone, è proprio un bel furfante. Mark? Dai un'occhiata agli appunti, sono tutte tecniche che si usano in difesa. Pensi che l'abbia fatto perché gli ho detto che potrebbe essere un buon difensore? Forse li stava semplicemente usando per allenarsi. Lui adora il calcio così tanto che non ha resistito alla tentazione. Guardate, guardate, qui c'è scritto qualcosa. Ho preso in prestito gli appunti segreti. Non arrabbiatevi, ve li restituisco appena possibile. No! Qui c'è la sua firma, allora non voleva rubarli. Se l'aveste scoperto 5 minuti fa, beh, non ci siamo comportati bene. Però lui è salito sull'autobus senza neanche chiederci il permesso. È comunque colpevole. A dire il vero, il permesso l'ha chiesto a me. Proprio smontati tutti. Smontati. Però signor Vedra, lo potevi dire un po' prima. Mi ha promesso che avrebbe pulito l'autobus se l'avessi fatto entrare. Ha fatto un ottimo lavoro. Ora che me lo fa notare. Scott, vado a cercarlo. Oh no. Cos'è stato questo rumore? Non ditemi che sono già quelli dell'Epsilon. Sono arrivati. Niente panico, andiamo al campo a vedere cosa sta succedendo. Sono arrivati, signori. Sono arrivati. Allora, io ho già ripristinato tutti i punti. Ok, infatti, però siccome le altre volte è capitato di dover affrontare... vabbè. No, io fuggo. Io fuggo. Dicevo, siccome è dovuto capitare, cioè mi è già capitato di dover affrontare delle squadre importanti con dei punti tecniche in meno, mi dispiace, ma la risposta sarà sempre la stessa. Non giocheremo contro di voi. Vi prego di rinunciare a questa sfida. Rinunciare. Non penso proprio. Silenzio, Fedora. Perché ti chiami come un cappello? Basta con le discussioni, distruggete questo posto. Sì, Lord Dvalin. Che ha fatto? Cosa? Fermatevi! Hai visto anche tu il pallone nero? Sbaglio, fratellone. Non sbagli, fratellino. Emana un'energia negativa. Allora, volete giocare o no? Arriviamo noi. Eccoci. Non abbiamo altra scelta, giochiamo. Capitano. Proprio come pensavo. Maestro, perdonaci per la nostra debolezza. Abbiamo permesso al cuore di governare sulle nostre menti. Hanno perso, quindi. La Cloister riuscirà a sconfiggere... Ah no, ok, è solamente perché loro non vorrebbero, però va bene, ok. Sì, mi sa che vogliono giocare. Ora scopriremo di cosa è veramente capace la Epsilon. Ottimo, bravo Jude, controlla, controlla, guarda, guarda. Vediamo che succede. Coraggio, non esitate. Gli animi malvagi devono essere puniti e noi saremo uno strumento di giustizia. Wata! Ascoltate, fate esattamente come vi dico. Sì, Lord Valin. Non vedo l'ora di annientarli. Vediamo che succede. Non potemmo fare altro che osservare lo scontro tra la Cloister Divinity e l'Epsilon. La potenza dell'Epsilon era schiacciante. Immaginavo, avevo questo sentore.
No, ma un po' più in alto potresti saltare per distruggere tutto. Attenzione. Kamehameha. Attenzione, ragazzi, era una Kamehameha quella. Un tiro in tre. Oh mio Dio. Mamma mia, signori, ma che potenza hanno questi? Quanto stanno? Guardali, sono così forti, così potenti. La partita contro la Gemini Storm a confronto è stata una passeggiata. E questo Dvalin è un grande leader. La loro formazione è perfetta. Che precisione, non hanno punti deboli. Sa, si davano tante di quelle arie quando non volevano farmi giocare. Ora guardali. Però, spero che stiano tutti bene. Ah no, ok. Un minimo di buonsenso. Bah, chissà perché non riesco a smettere di preoccuparmi per loro dopo tutto quello che mi hanno fatto. Vergogna. Siamo una vergogna. Fratellone. Fratellino. È tutto quello di cui siete capaci? Mi viene da sbadigliare. Pensavo che tra tutti voi ci sarebbe stato almeno un giocatore in grado di farmi divertire. Avete perso, ora distruggeremo la vostra scuola. Un momento. Eh? Siamo di nuovo noi. Non è ancora finita, giocheremo contro di voi. Mark. Guarda, guarda, la Raymond Yunorai. Mark, stai attento, queste creature sono senza anima. Niente paura, andrà tutto bene. Voi siete stati l'unica squadra ad aver sconfitto la Gemini Storm, ma se pensate di sconfiggere anche noi, vi illudete. Questa è un'offesa capitale. Scott, sei tu, vero? Beh, ce l'hai lì davanti, è lui. Sei venuto a giocare contro l'Epsilon per vendicare la tua squadra? Beh, io... Ragazzi, dovremmo permettere a Scott di unirsi alla squadra, eh? Cosa? Possiamo prendere Scott nella squadra, vero allenatrice? Ma io... Di che cosa hai paura, Scott? È la tua grande occasione. Ma... So che ce la puoi fare, Scott. Io ho fiducia in te. Ho già sentito questi discorsi, sono solo parole. Anch'io ho fiducia in te, Scott. Veramente. Eh? Scusa se ho dubitato di te, Scott. Avrei dovuto darti ascolto. Anch'io devi chiederti scusa. Todd, vai a fare panchina now. Subito. Se entra Scott, Todd va in panchina subito. Io ho fiducia in Mark. E se lui ha fiducia in te, allora ce l'ho anch'io. Non cadiamo sul sentimentale. Ma quanto lo adoro, Sean. Comunque devi credermi quando ti dico che tutti hanno fiducia in te, Scott. Fiducia. Voi credete in me. Ok, è deciso. Benvenuto nella squadra. Senza nemmeno che l'avessi chiesto. Cosa? Io... va bene. Un nuovo giocatore. Scott viene con te. Non farmi cominciare subito la partita. Siete tutti pronti? No. Certo, non ce ne renderemo di sicuro adesso. Io ho un po' di paura, ma farò del mio meglio. Aprite bene le orecchie. Vi concederò un po' di tempo per prepararvi. Yes. Crogiolatevi pure in attesa della vostra inevitabile sconfitta. Ma se tenterete di fuggire, vi annienteremo. Non abbiamo nessuna intenzione di scappare. Anzi, non vediamo l'ora di sfidarvi. Giusto, prepariamoci per la partita. Xavier, attenzione, ci sarà da divertirsi. Voglio vedere Xavier, voglio che sia anche lui partecipe, voglio vedere che cosa sa fare. Signori, l'Epsilon è qui, preparati alla partita. Allora ragazzi, direi che per l'appuntamento di oggi possiamo fermarci qui. Io non so se inserire Janus nella squadra per questa partita, di sicuro dovrò e inserirò Scott. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, se c'è in descrizione, non perdetevi il prossimo appuntamento, abbiamo l'Espilon qui davanti, pronti per affrontarla. Un saluto a tutti ragazzi, alla prossima, ciao!